Bene, 24 presenti in aula, la seduta è da qui. Ripartiamo ancora dal consigliere Ceconello e procediamo con i suoi lamenti. Sono dei lavori, consigliere Di Noto, grazie. Presidente, è scusate una questione che volevo porre al segretario. Perché mi urge all'aula a capire una cosa. Mi scusi, non lo sento. Urge all'aula capire una questione molto particolare ed importante sul parere dei tecnici. Quello che non abbiamo ben capito, e chiedo di spiegarci, è il parere dei tecnici. È meramente un parere tecnico o no? Voglio dire questo. Tento insomma di... L'abbiamo ripetuto anche l'altra sera. Vuole la stessa risposta della Presidente. Si fa spiegare, Presidente, mi sto rivolgendo al segretario, che forse... Anche per il caso sono io che lo lavoro al segretario. Quindi. Mi rivolgo al segretario, le chiedo, le risposte che ho visto agli emendamenti, sia di consigliere Ceconello, ma anche insomma quelle precedenti, ho capito che molte volte, più che diciamo così, dare un parere di conformità sulle norme esistenti, viene dato un parere di conformità all'idea progettuale. Questo è, insomma, è venuto fuori da più parere con i miei scritti, quindi insomma vorrei capire al segretario se i pareri devono essere di conformità sulla normativa esistente, oppure se i pareri possono essere anche di conformità o non di conformità sull'idea progettuale. Grazie. No, guardate, non do la parola al segretario perché appunto sono pareri tecnici. Tenuto conto che voi sia che sia pareri favorevoli o contrari possono essere votati all'aula. No, non sono per il dubbio. Allora, non stiamo solo per le cose del allora, è un parere tecnico. Benissimo. Cosa vuol dire un parere tecnico? Perché sono ignorante in materia, sono umilmente ignorante in materia. Allora, deve studiare un attimo. Siccome il mio docente in quest'aula è segretario, chiedo al mio docente se mi spiega, per favore, cos'è un parere tecnico. Se un parere tecnico è in conformità con le norme esistenti o con l'idea progettuale. Questo è il requisito molto semplice. Chiedo a lei, per una questione di democrazia interna all'aula, so che la cosa molto democratica quando vuole. Quindi in questo caso, in un momento così importante per la città, penso che un quesito del genere debba avere una risposta da parte del segretario. Prima della chiusura e allora il suo parere. La chiusura di questa seduta, Presidente? Penso di sì. Grazie mille. Consigliere Ceconello, prego. Prego, chiesto io, Presidente. Forse... Su che cosa non spiegate? Faccia capire. Stiamo leggendo gli emendamenti. Allora, gli ho risposto che prima della serata probabilmente avrei detto no. Non c'è da integrare. Faccia capire. Tutta questa rigidità. Ma non c'è rigidità, non c'è nessuna rigidità. Abbiamo deciso in conferenza del capigruppo di procedere in un certo modo. Allora, se vogliamo tutte le volte provare a continuare, a allungare. Velocemente, consigliere Cappi. Grazie, signor Presidente. So che voi siete preparate molto, tutti quanti. Prego. Molto spesso le risposte che stanno dando i tecnici a me pare che siano improntate proprio sul fatto che il PUC sia già approvato. Cioè, come si fa a fare riferimento a uno strumento che è ancora in approvazione? Potrebbe essere emendato, potrebbe essere modificato, quindi non si può prendere come base lo strumento, il piano urbanistico. Io molto spesso perché il piano urbanistico non lo prevede, ma quale piano urbanistico? Cioè il piano non è approvato, come fate a dare risposte di questo genere? Può essere che il piano venga la strada facendo modificato, approvato diversamente, quindi eventualmente lasciano la possibilità, come ho sentito già in precedenza, che si possano poi ratificare. Ho reso l'idea. Riformulare. Assolutamente. Consigliere Ceconello, prego. Emendamento 21409. Presidente, ci vuole dei lavori, posso intervenire? No, ora parla consigliere Ceconello, quando finisce consigliere Ceconello gli do la parola. Grazie. Prego. Guarda,
tanto con la pensione. A me non è tanto il parere contrario o favorevole che mi interessa, tanto. È davvero il modo in cui sono stati esaminati questi emendamenti. Io ho in merito al modo in cui sono stati esaminati. Davvero mi dà l'impressione che di tecnico ci sia molto poco, voglio dire. E questa è una sua considerazione, io penso che tutto stia lavorando, sono 350 emendamenti, no, è praticamente per tenersi alle regole quali per gli altri, non fate i commenti su quello. Sto parlando comunque degli emendamenti che ho presentato, io dove mi è stato dato su parere. Allora deve continuare a leggere i suoi emendamenti. Se non posso parlare su quelle che sono le cose che io preparo. Lei può parlare la prossima volta con l'aperta discussione generale. Ma no, perché già lì. Sì, perché questo è un assunto che abbiamo avuto in conferenza del Capigruppo. Ma le sembra normale, così come lei dice, ma non è possibile. Questo è stato deciso in conferenza del Capigruppo. No, no, perché lei dice che è stato deciso in conferenza del Capigruppo, ma mi creda, non è la forma migliore per piacere. Cioè, ci può procedere alla lettura degli emendamenti. È più un'impressione soggettiva. Si è deciso, consigliere Tankis, di non discutere gli emendamenti. Ma non si discute gli emendamenti in questo caso, Presidente. Deve solo leggerlo, questo è l'impegno che ci siamo presi. Perdone, io posso anche se vuole leggere gli emendamenti o no, semplicemente, la ringrazio. Io continuo a dire, ho il telefono, se vuole che ordini una camomilla. Dai, non ho bisogno, mi prego. Prego. Ed è stato fatto da chi ha fatto il piano. Certo. Ci sono domande che entrano in mezzo alla discussione. Prego. Non stiamo parlando di emendamenti. Questo è fatto città. Regine. Prego. Consigliere Pila, con piacere. È piaciuta la democrazia. Tra valicato e smerito la democrazia. È piaciuto. Perché? Vogliamo fare un po' di silenzio e lasciare la parola al consigliere Ceconello? Emendamento numero 69. Sono arrivato al 81 perché dovevo fare il piano urbanistico comunale. Tavola 6, 3, 11. Titolo 6. Carte di riferimento della disciplina urbanistica, progetti guida, ambito urbano. Subunto 1, 2, 3, 5. Comparto di riqualificazione edificato diffuso urbano, zona C2, subunto 3. Modificare l'indice territoriale da metri cubi metro quadro 02 e metro cubo metro quadro 06. Di conseguenza, modificare il volume da metri cubi 16.026 in metri cubi 48.078. Modificare nei parametri edilizi la dimensione minima del lotto da 1.500 in 1.024. Che numero è? 69. Se posso, Presidente. Subonda. 1, 2, 3. Modificare l'indice territoriale da metri cubi metro quadro 0,2 in metri cubi metro quadro 0,6 e di conseguenza modificare il volume da 16.026 in metri cubi 48.068. Modificare nei parametri edilizi la dimensione minima lotto da 1.500 in 1.024. Ingegnere, prego. Il riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. La motivazione. L'aumento dell'indice territoriale da 0,2 metri cubi per metro quadro a 0,6 metri cubi per metro quadro, portando la volumetria realizzabile al triplo rispetto alla previsione del PUC per la zona C2 e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri sui quali questo si basa il piano.
la credibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità insediativa. Parere favorevole alla riduzione del lotto minimo di intervento. Emendamento 21.410, prego. Per me è 68. Titolo 6. Emendamento numero... Prego. 68. Piano urbanistico comunale. Tavola 6.3.15. Titolo 6, carte di riferimento della disciplina urbanistica per l'ETP ambito urbano. Su conto 1.2.3.C2, comparto di riqualificazione di uso urbano, zona C2, su conto 2. Modificare l'indice territoriale da 0,2 a 0,6 metri cubi al metro quadro, di conseguenza modificare l'edilizia da 13.547 in 40.642, modificare superficie fondiaria da 63.186 in 60.423, modificare viabilità e parcheggi da 2.110 in 1.116, modificare superficie standard S1, 2 e 3 da 2.442 in 6.299. Modificare nei parametri edilizi la dimensione minima del lotto da 1.500 a 1.000, adeguare la cartografia alle superfici modificate. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio di base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione, con la seguente motivazione. L'aumento dell'indice territoriale da 0,2 metri cubi per metro quadro a 0,6 metri cubi per metro quadro, portando la volumetria realizzabile al triplo rispetto alla previsione del PUC per la zona C2 e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri sui quali questo si basa. La credibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità insediativa. Parere favorevole alla riduzione del lotto minimo di intervento. Emendamento numero protocollo 21.411. Per me è l'emendamento 67. Piano urbanistico comunale, tavola 6.3.1. Riguarda su conto 1, praticamente chiedo di modificare l'indice territoriale da 0,2 a 0,6, di conseguenza la volumetria da 62.000 in 186.568. Modificare nei parametri edilizi la dimensione minima lotto da 1.500 a 1.000. Ingegnere, la prego. Il parere è preciso uguale a precedente. Sì, non è. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione, con la seguente motivazione. L'aumento dell'indice territoriale da 0,2 a 0,6 metri cubi per metro quadro, portando la volumetria realizzabile al triplo rispetto alla provisione del PUC per la zona C2 e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri su quali questo si basa. La credibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità insediativa. Parere favorevole alla riduzione del lotto minimo di intervento. Emendamento numero protocollo 21.412. Per me è 66. Il piano urbanistico comunale, tavola B2, regolamento edilizio paesaggistico. Titolo 9, norme tecniche per la progettazione. Articolo 123. Piani di edilizia. Eliminare il terzo comma che attualmente riporta. La costruzione su pilotismo con le caratteristiche di cui alla prima condizione sia estesa a tutti gli edifici compresi in un isolato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento protocollo numero 21.414. Per me è 65. Piano urbanistico comunale, tavola B2, regolamento di edilizio paesaggistico. Titolo 9, norme tecniche per la progettazione. Articolo 122, piani sottotetto. Al secondo comma, dopo la parola sottostanti, aggiungere possono essere collegati con scala interna. Prego.
In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento numero protocollo 21416. Permessa 64. Piano urbanistico comunale, tavola P2, regolamento di inizio paesaggistico. Titolo 9, norme tecniche per la progettazione. Articolo 120, piani terreni. Eliminare il quarto comma che attualmente riporta la quota dell'intradosso del solaio di copertura del piano terreno nel caso di fabbricati prospicienti la via pubblica non può essere inferiore a 3,50 m rispetto a quelle delle aree circostanti il fabbricato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento numero 21418. 63. Emendamento 63. Piano urbanistico comunale, tavola B2, regolamento di diritto paesaggistico. Articolo 113, criteri progettuali ed opere di urbanizzazione. Modificare il terzo capoverso nel primo comma che attualmente riporta. Definizione formale dell'insegnamento che deve essere caratterizzato dai tipi edilizi, nei materiali, negli arredi, pavimentazioni, cibi, panchine, verde, eccetera, in presenza di elementi naturali caratterizzanti il paesaggio, quali ad esempio rocce, spiagge, masse di alberi, flora di interesse ambientale, come la macchia mediterranea, sono prescritti il rispetto assoluto di tutti questi elementi e l'uso di materiali, sia naturali che artificiali, coerenti con i caratteri del luogo. È prescritto il rispetto assoluto delle costruzioni esistenti, in pregio per architettura, per interesse ambientale e per testimonianza storica, per le quali si devono prevedere le opportune forme di recupero di utilizzo o di valorizzazione. L'applicazione dell'insegnamento dovrà dare massimo rilievo a tali costruzioni pregiate. Modificarlo con il seguente. Definizione formale dell'insegnamento che deve essere caratterizzato nei tipi di edilizi, nei materiali e negli arredi, in presenza di elementi naturali caratterizzanti il paesaggio, quali ad esempio le spiagge, sono prescritti rispetto assoluto di tutti questi elementi l'uso di materiali, sia naturali che artificiali, coerenti con i caratteri dei luoghi. E poi per il resto è uguale a quello che ho detto prima. Prego, il 63. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. La motivazione. Si ritiene che l'eliminazione dall'elenco degli altri elementi ambientali paesaggistici al di fuori delle spiagge non consente di tener conto di componenti fondamentali del territorio sotto l'aspetto paesaggistico che il DPR prescrive di considerare nei progetti di trasformazione del territorio. Allora, emendamento 21.421. Prego, 21.421. 62. Tavola B2, regolamento di diritto paesaggistico. Titolo ottavo, definizione dei parametri di legge. Articolo 111, definizione dei volumi. Modificare il settimo capoverso del sesto comma, volume tecnico, che attualmente riporta sottotetto poggiante su cordo perimetrale di altezza massima di 5 cm, compendenza massima del 35% e altezza netta interna al colmo non maggiore di 2 metri. Con il seguente, sottotetto poggiante su cordo perimetrale di altezza massima 25 e compendenza massima del 35%. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. La motivazione: il sottotetto, per poter essere considerato tale, quindi volume tecnico, non deve avere requisiti di abitabilità. Quindi se io ho 35% vado oltre i 2 metri non lo posso fare, quindi faccio quasi un tetto piano.
cioè devo arrivare a 2 metri e gli do magari una presenza del 20%, vuol dire, com'è no? Perché dici no? Ma scusi, la costruzione è la costruzione di un tempo 35%, fa 50%, perché deve fermarsi a 2? Se voglio dare il 35%, io devo avere la possibilità di poter evitare la presenza del 35%. Non posso avere un vincolo che mi impedisce di arrivare al massimo del 35%. Quindi non può essere un parere tecnico questo. È un volume tecnico. Sì, ma infatti chi è che dice che deve essere abitabile? No, quanti che le norme non dicono che è superiore al 35% e che fa volume, ma se rimane all'interno del 35% non fa volume a prescindere dall'altezza del colmo. A prescindere dall'altezza del colmo, mi piace, ma non è un parere tecnico questo è un parere personale. È una cosa vostra, l'avete pensato voi che è la cosa migliore, ma non è un parere tecnico. Io ho necessità di avere pareri tecnici. Va bene, su questo poi vedremo un attimo. No, perché siccome è l'ennesimo, prima di dire che è l'ennesimo, parere non tecnico, ma personale. Prego. Non penso che. 21, 4, 2, 3, prego. Anche perché poi. No, Tavola B1, norme tecniche di attuazione, titolo secondo, zone omogenee, articolo 22, ambiti di insediamento turistico zone F. Questo è simile a molti altri zone F1. Ma la invito a leggere, la invito a leggere secondo, prego. Allora, sottozona F1 B2, modificare il terzo salvoverso del secondo comma che attualmente importa. Inserimento di volumi in ampliamento nel contesto ambientale e paesaggistico con localizzazione sul lato opposto al fronte mare. La proposta deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità paesaggistica appoggiato all'analisi dell'assetto ambientale, culturale e paesaggistico allegato al mare, con simulazioni tridimensionali e stella intero lotto di intervento. Con il seguente, inserimento di volumi in ampliamento nel contesto ambientale e paesaggistico. La proposta deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità paesaggistica appoggiato all'analisi dell'assetto ambientale, culturale e paesaggistico legato al turismo, con simulazioni tridimensionali e intenta all'intero lotto di intervento. Ora io mi chiedo, com'è possibile? Prego, ingegnere. Parere contrario. Sì. Questo lo abbiamo modificato. Sì, è parere contrario. Perché, ma aspetti un attimo, ma poi sono io che devo chiamare. Prego, ingegnere. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Può essere la motivazione. Può essere eliminato il testo con localizzazione sul lato opposto al fronte mare, purché sostituito da altro testo che precisi che non può essere diminuita la distanza tra l'edificato esistente e la linea di costa. È simile agli altri dove non è parere contrario. Il concetto è lo stesso. Adesso lo uniformeremo. Verranno informati voi. Formule. Perché? Ma non ce la fai a discutere questa cosa, ragazzi. Non ce la fai. Allora, il sta cambiando nel parlamento. 21427. Emendamento 57. Piano urbanistico comunale, tavola B2, regolamento di diritto paesaggistico. Titolo secondo, strumenti di servizio al cittadino. Articolo 7, competenze e funzionamento della commissione edilizia paesaggistica. Nell'undicesimo comma, dopo la parola maggioranza, eliminare assoluta. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio, guarda la normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario, con la seguente motivazione. La deliberazione deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei presenti alla seduta perché venga assicurato un numero adeguato di valutazioni positive dell'intervento proposto. Sì, evidentemente non avete letto tutto il capoverso, perché contraddice, cioè questo che sto chiedendo come modifica, contraddice quello che c'è scritto, perché poi parla dove c'è maggioranza o dove fa maggioranza il presidente o il coordinatore, sì, si contraddice con quello che è all'interno
l'intero e anche no, questo verrà verificato, voglio dire, la mia correzione sta a correggere, lo verificherò, verrà verificato anche questo, consigliere Ceconelli. Emendamento protocollo 21428. Quindi dovevo controllare. Sì, sì, certo, tranquillo. No, non lo volevo fare io, certo. Assolutamente. Io, però l'eliminazione è proprio di cioè, la richiesta è proprio quella che questa parola che voglio eliminare contraddice l'intero. Consigliere Ceconelli, un'ulteriore modifica verrà fatta senz'altro. Questo è sugli altri. Prego. Emendamento numero 50. Tavola B1, norme tecniche di attuazione, titolo secondo zone omogenee, articolo 22, ambiti di insediamento turistico, zona F, sottozona F2B1, dopo la parola mariposa, eliminare si prevede il riposizionamento nell'area pianetata della remota, dopo la parola mariposa, inserire e confermare l'esistente, e 50. No, qui scusi, no, ci siamo un po' persi il numero di protocollo, potete vedere adesso il numero di protocollo 21428, consigliere Ceconelli. Così, il suo 56. 21428, numero di protocollo. E allora, prego. Piano urbanistico comunale, tavola B2, regolamento di diritto paesaggistico, titolo secondo, strumenti di servizio al cittadino, articolo 7, competenze e funzionamento della commissione di edilizia. Nel terzo comma, dopo la parola almeno, eliminare una volta, nel terzo comma, dopo la parola almeno, inserire due volte. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. La motivazione è che potrebbe non essere opportuno prevedere tale obbligo dato che il dirigente è responsabile che se ne fa carico. Comunque in realtà è provato, si può fare. Quindi questo lo modifichiamo. Anche questo verrà un'ulteriore verifica. No, scusate, però io capisco anche l'ufficio che questi giorni è tutti incrociati per riuscire a vedere letteralmente tutti questi emendamenti. Quale succede che possa. Assolutamente. Lo senti dopo, io all'amico mi piaceva un comportamento un pochino più basso. Incorporare gli uffici e fare. Assolutamente, non sono stai informando gli uffici. Delle risposte che non sono esattamente quelle che uno. Allora, se vuol leggere l'emendamento protocollo 21435. Prego. Per me è l'emendamento 50. Tavola B1, norme di attenzione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 22. Ambiti di insegnamento turistico, zona R, sottozona F2B1. Dopo la parola mariposa, eliminare, si prevede il riposizionamento nell'area finettata della Renutu. Dopo la parola mariposa, inserire conferma dell'esistenza. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, dirigente esprime parere favorevole. Emendamento protocollo 21442. Tavola B1, norme tecniche di attuazione, titolo secondo, zone omogenee, articolo 22, ambiti di insediamento turistico, zona F. Modificare il terzo comma che attualmente riporta, salvo diverse prescrizioni contenute negli elaborati di piano e o nei progetti guida, il dimensionamento ricettivo è espresso in posti letto attraverso il parametro di 60 metri cubi posti letto. L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a 0,75 metri cubi per metro quadro.
Il rapporto tra spazi destinati ad attrezzature di interesse comune e spazi privati è pari al 50% dell'obbligo, di cui il 60% deve essere pubblico o vincolato a uso pubblico, con il seguente: salvo diverse prescrizioni contenute negli elaborati di piano e o nei progetti guida, il dimensionamento ricettivo è espresso in corso diretto attraverso il parametro di 60 metri cubi corretto. L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a 1,5 metri cubi per metro quadro. Il rapporto tra spazi destinati alle attrezzature di interesse comune e spazi privati è pari al 40% del totale, di cui il 40% deve essere pubblico o vincolato ad uso pubblico. Il riferimento all'emendamento indicato sulla scuola dei dati d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario con la seguente motivazione: il limite di 0,75 metri cubi metro quadro per l'indice di fabbricabilità fondiario nelle zone F è indicato dal decreto Floris, cioè il decreto assessoriale 2266/1 del 1983, all'articolo 4. Che numero è? Decreto Floris, all'articolo 4, e dall'indice massimo da applicare. Emendamento 21443. Dal massimo 0,75. Emendamento numero 30. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Articolo 22, ambiti di insediamento turistico, zone F. Modificare il primo comma che attualmente riporta: le zone F comprendono le parti del territorio di interesse turistico con insediamenti prevalentemente stagionali e turistico ricettivo urbano, con il seguente: le zone F comprendono le parti del territorio di interesse turistico e turistico ricettivo urbano. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario, motivazione: il testo che si propone di modificare indica esattamente quanto previsto dal decreto Floris, quindi il decreto 2266/1 del 1983, all'articolo 3 per la definizione delle zone F. Ho tolto prevalentemente stagionali. Emendamento numero protocollo 21444. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo 2, zone omogenee. 45. Sottozona F1B7, numero 45. Modificare il terzo capoverso del secondo comma che attualmente riporta: inserimento di volumi in ampliamento nel contesto ambientale e paesaggistico con urbanizzazione sul lato opposto al fronte mare. La proposta deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità paesaggistica appoggiata all'analisi dell'aspetto ambientale, culturale e paesaggistico legato al fisico. Con il seguente: inserimento dei volumi in ampliamento nel contesto ambientale e paesaggistico. La proposta deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità e paesaggistica appoggiato all'analisi dell'assetto ambientale, culturale e paesaggistico legato al consumazioni tridimensionali e all'intero luogo di intervento. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione, con la seguente motivazione: può essere eliminato il testo con localizzazione sulla proposta fronte mare, purché sostituito dal protesto che precisi che non può essere diminuita la distanza tra l'edificato esistente e la linea di costa. Emendamento numero protocollo 21445. 29. Piano urbanistico per tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 21, ambiti agricoli, zone E3, aree caratterizzate da un adeguato frazionamento fondiario. Sostituire: modalità di attuazione, che attualmente riporta: piano di riqualificazione consultiva in agro, tra titolari di unità edilizie con destinazione residenziale. Le
titolo abilitativo di vittima con dimensioni pari all'intero ambito interessato dalla giudicazione, all'insieme di un numero minimo di 10 titolarità. Per piacere. Il piano consortile deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di qualificazione medico-sanitaria, rete stradale, rete idrica, rete fognaria e le opere di recupero ambientale, alberature, recinzioni, divisioni, ingressi, tipologie. La realizzazione delle opere suddette conferisce ad ogni unità edilizia residenziale una premialità pari al 25% del costruito legittimamente assentito e comunque sino al raggiungimento di una dimensione di 65 metri quadri. Nel seguente. Modalità di attuazione. Piano di riqualificazione consortile in agro tra titolari di unità immobiliari con destinazione residenziale e non edificate con titolo abitativo legittimo con dimensioni pari all'intero ambito interessato dall'edificazione o per comparti funzionali. Il piano consortile deve garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di riqualificazione igienico-sanitaria, rete stradale, rete idrica, rete fognaria, alberature, recinzioni, divisioni, ingressi e tipologie. La realizzazione delle opere suddette conferisce ad ogni unità di edilizia residenziale e non una premialità pari al 50% del costruito legittimamente assentito e comunque sino al raggiungimento di una dimensione di 150 metri quadri. È prevista una premialità volumetrica pari a quella costruita legittimamente da utilizzare anche complessivamente con finalità turistico-ricettive. Il riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Seguente motivazione. Si potrebbero determinare indici di edificabilità territoriale superiori a quelli consentiti dalla normativa regionale per le zone E. Ma anche con quello che c'è scritto adesso è la stessa cosa. Con quello che c'è scritto adesso si crea la stessa situazione che dice lei. Però è stata fatta una verifica su questo. Vabbè, allora chiederò la verifica di questo. Abbiate pazienza, se mi dite questo mi dovete dimostrare esattamente che è stata fatta la verifica, perché altrimenti la stessa condizione si crea con la situazione che c'è attualmente inserita nel norme di attuazione, uguale identica. Parere negativo, ma abbiate pazienza, è già negativo allora quello che c'è scritto. Prego, 21-4 del 3. 21. Stato B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 21, ambiti agricoli, zone E. Nel sesto comma, inserire il seguente capoverso. È consentita la realizzazione di veranda con copertura inclinata a due o più fase, salvo diverse prescrizioni contenute nei progetti di via. La superficie realizzabile può essere massimo il 40% della superficie coperta del piano terra e di larghezza non superiore a 3,50 m. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Si tratta di una modalità costruttiva da disciplinare nel regolamento edilizio paesaggistico e non nella parte generale della normativa delle zone E. Emendamento 21448. E in quale parte del regolamento? In quale articolo? Lei propone di inserirlo. Perché? Adesso a capire perché. Andrea, prova a fare. Sì,
norme di attuazione, in alcuni articoli ci sono specificazioni di questa portata o di questo tenore. Così è Giaconello. Procedo alla lettura degli emendamenti. Ma mi perdoni, ma non è un parere tecnico. Nelle norme di attuazione, in alcuni articoli, ci sono riportate né più né meno le stesse cose che ho riportato io, ho specificato io, diciamo così, che ho specificato io. Perché mi si dice di no? Perché deve essere riportato lì. E allora, per cortesia, eliminiamo tutta quella parte che c'è specificata nelle norme tecniche e riportiamole correttamente nelle parti che, di loro competenza. Consigliere Giacomo. Io devo bene. Peggio per te che te ne sei dato la maggioranza. Sarebbe stato più che pronto. Consigliere Carlo, per piacere. Se tu l'avessi fatto sentare a Corsi. Queste scelte si fanno. Ho capito, lo stesso io, una specificazione di un articolo all'interno delle norme non va bene. È un po' come il discorso della pergola. Consigliere Ceccolello, la invito a procedere con la lettura degli emendamenti. Però il mio emendamento non va bene. 31, 4, 4, 8. È sorprendente, la politica è sorprendente. Emendamento 26. È una sorpresa continua. Prego. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Anche questa è la stessa cosa. Articolo 21, ambiti agricoli, zone E. Nel sesto comma inserire il seguente capoverso: è consentita la realizzazione di coperture inclinate a due occupate, salvo diverse prescrizioni contenute nei progetti guida. Non sono consentite coperture piane. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e parte della normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione: si tratta di una modalità costruttiva da disciplinare nel regolamento di indirizzo paesaggistico e non nella parte generale della normativa delle zone est. Emendamento 21.450. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 21, ambiti agricoli, zone E. Nel sesto comma inserire il seguente capoverso: è consentita la realizzazione di piani seminterrati, salvo diverse prescrizioni contenute nei progetti guida. Detti locali devono scorgere da solo almeno un terzo della loro altezza, essere ben ventilati e illuminati direttamente. È consentita una parete completamente fuori terra se l'andamento altimetrico consente tale soluzione progettuale in conformità a quanto stabilito dal decreto 2266/U, che è il cosiddetto decreto Floris. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Situazione: si tratta di una modalità costruttiva da disciplinare nel regolamento dell'edilizio paesaggistico e non nella parte generale della normativa delle zone. Sì, emendamento 21.452. No, non ho capito niente. Perché non sono in maggioranza. Ah, è per piacere, forza. Emendamento 25. Guardate che io non sono uscito dalla maggioranza, sto solo cercando di usare la testa, basta, il mio cervello. Prego, consigliere Di Notte. Sto solo cercando di usare il mio, pazienza, poi. Fortuna tutti prego. Ma perché mi state esaurendo adesso? Quello deve venire. Io mi sto tenendo buono. Per piacere, consigliere Cecolese, può procedere. Titolo secondo, zona omogenea, articolo 21, ambiti agricoli, zona E. Nel sesto comma inserire secondo il seguente capoverso: è consentita la realizzazione di piani interrati secondo come stabilito nel RE. Articolo 118, e salvi diverse prescrizioni contenuti nei progetti di guida.
Prego. Fede, che c'è il riferimento? Infatti, questo lo prendiamo. Aspetti, c'è. Prego, è la stessa cosa. Sì, lo riverifichiamo questo programma, tanto pare il contrario, però. Diamo il riferimento sospendiamo il nostro parere. Verifica ulteriore, va bene. Allora, emendamento 21458. Per me è 39. B1, tavola B1, norme tecniche della attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 22, ambiti di insediamento turistico. Sottozona F1, B4. Modificare il terzo capoverso del secondo comma, che attualmente riporta inserimento dei volumi in innalzamento nel contesto ambientale e paesaggistico, con localizzazione sul lato opposto al fronte mare. La proposta deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità paesaggistica, appoggiato alle analisi dell'assetto ambientale, culturale e paesaggistico legati al PUC, con simulazioni tridimensionali e stelle del terrorotto di presente. Con il seguente, inserimento di volumi in ampliamento nel contesto ambientale e paesaggistico. La proposta deve essere accompagnata da un studio di compatibilità paesaggistica, appoggiato alle analisi dell'assetto ambientale, culturale e paesaggistico legati al PUC, con simulazioni tridimensionali estese all'intero lotto di intervento. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici, in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Con la seguente motivazione, può essere eliminato il testo con localizzazione sul fronte mare, può essere sostituito da altro testo che precisi che non può essere diminuita la distanza tra l'edificato esistente e la linea di costa. Emendamento protocollo numero 21468. 13. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 18, ambiti di completamento residenziale e di qualificazione urbana, zone B. In riferimento alla sottozona B1 a 2, nel terzo comma, dopo le parole di indicazione, di eliminare un ulteriore piano. In riferimento alla sottozona B1 a 2, nel terzo comma, dopo le parole di indicazione, di inserire ulteriori piani. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario con la seguente motivazione: l'edificazione in arretramento per la realizzazione di un piano attico può essere consentita soltanto nell'ultimo piano, compatibilmente con il mantenimento delle tipologie edilizie caratterizzanti i tessuti urbani delle zone B1A. La motivazione del parere contrario: l'edificazione in arretramento per la realizzazione di un piano attico può essere consentita soltanto nell'ultimo piano, compatibilmente con il mantenimento delle tipologie edilizie caratterizzanti i tessuti urbani delle zone B1A. Quindi su quella famosa diagonale non si può continuare a fare sui piani e sfruttare la stessa massima. No, quello che chiedo, cioè, dire, continuando l'arretramento io vado, non è che c'è l'arretramento e poi vado su PP, continuando sempre sulla stessa linea della diagonale famosa che è riportata, io intendevo quello. La differenza caratterizzante dei tessuti urbani dalle zone B che vanno mantenute dalle zone B, perché non c'è l'indicazione. Non ci sono queste emendamento 21469. Si può anche cambiare, no? Prego, consigliere Grossi. Consigliere Presta, grazie. Continua. Non è che sono in attacco. Io accetto, vabbè, fare contrario, ma non è un qualcosa di tecnico. È un qualcosa di soggettivo, cioè c'è i sensori del piano che pensano e ritengono che sia così, ma non è contrario, cioè il mio emendamento a livello tecnico non è contrario. E se ha ragione, ragazzi, cosa ci va a fare? Dai, per piacere, forza, consigliere di nuovo. Cioè, niente, io dico,
accetto quello che dite, però avrà modo poi di sì, poi ci sono degli emendamenti che avranno almeno quello che mi aspettavo io se era contrario, ecco perché continuo a rimanere sorpreso su tutti questi pareri contrari, perché non sono pareri contrari, le dati è uniti a delle norme, ma sono semplicemente dei pareri vostri, personali. Non è così, dai, per piacere, non sono... E noi stiamo cercando di modificare le vostre proposte, voi ci dite che non le possiamo modificare. Non riesco a capire. Ma spiegate, Cecconelli, avrà modo, glielo detto. Ora, proceda, per piacere. L'emendamento 21.469. Però, aspetto tecnica. Ma è contrario a questa norma, è contrario a questa legge. Come mi avete fatto notare, consigliere Cecconello, consigliere Cecconello. E allora siamo d'accordo, signor sindaco, io non ho problemi a dire mi sono sbagliato, non ho proprio di questi problemi. Però, sì, però io ho bisogno di un parere tecnico, ho bisogno di sapere, anche perché, ripetono, se io volessi fare una verifica, no, di tutto questo, non lo posso fare perché è un parere personale di chi ha fatto il piano, ma se io non posso contestare l'idea di chi ha fatto il piano, perché li ho fatti gli emendamenti? Cioè che cosa voglio correggere io se non posso intervenire su quello che è il pensiero del progetto? Avrà modo dei suoi interventi di tutte queste cose. E le sto già dicendo, no, non deve essere normale, allora prego. Dai, piacere. Più tempo. Infatti, c'è qualcosa di strano. 21.469. Sento contestare su pareri favorevoli che sono soggettivi, tra virgolette, così. Guarda. No. Non è vero. Non è vero, non ho contestato. Prego, sono pareri favorevoli. Ma sono contestato su pareri favorevoli. Favorevoli non c'è la condizione. Dai, per piacere, così è il collega. 21.469. Grazie. Emendamento 12. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, sono omogenee. Ambiti di completamento residenziale e di qualificazione urbana, zona B. In riferimento alla sottozona B1 a 2, modificare il primo comma che attualmente riporta. La densità fondiaria non può superare il valore di 3 metri cubi per metro quadro. Per l'edilizia di libero mercato, in aggiunta al quale è consentito realizzare 1 metro cubo per metro quadro per l'edilizia convenzionata, fino ad avere un valore massimo di 4 metri cubi per metro quadro. Nel caso di interventi alberghieri, l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 5 metri cubi per metro quadro. Quindi modificarlo nel seguente: la densità fondiaria è di 4 metri cubi per metro quadro per l'edilizia di libero mercato, nel caso di interventi alberghieri, l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 5 metri cubi per metro quadro. Prego. No, non lo prendo, perché è un'idea loro. Dai, per piacere. Ingegnere. Il riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, di richiesta esprime il parere favorevole. Emendamento 21.470. Per me è l'emendamento 11. Dottoressa, su questo emendamento. No, se mi vuole dare un attimo, tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zone omogenee. Articolo 18, ambiti di completamento residenziale e di qualificazione urbana, zone B. In riferimento alla zona B1 a 1, eliminare gli ultimi due capoversi dall'ultimo comma che riportano. Le coperture a tetto devono avere falde parallele all'asse stradale. Tanto mi dovete spiegare che cosa vuol dire asse stradale e falde. E io non ho capito come sono queste palle parallele all'asse stradale. Al limite la linea di collo può essere o parallelo o ortogonale all'asse stradale, ma le palle no.
Gli elementi a sbalzo, balconi o pensiline possono essere realizzati solo a partire dal terzo piano fuori terra. Queste sono più o meno le stesse cose che ho scritto io poco fa nel zone. Prego. Sono contenute le norme della zona. Nell'articolo 18. Terzo piano. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione, con la seguente motivazione. Potrebbe essere formulato in altro modo il primo testo che si propone di eliminare al fine di garantire comunque il mantenimento delle tipologie edilizie caratterizzanti i tessuti urbani delle zone G1A. Va bene eliminare il secondo testo. Sì, la mia, l'intendimento del mio emendamento era quello di dare la maggior, la possibilità maggiore ai tecnici di potersi esprimere, chiunque sia architetto, ingegnere o geometra, dare la possibilità a tutti di poter esprimere il proprio, perché molte volte ci si laurea proprio per avere la possibilità di poter esprimere un qualcosa con un disegno, un progetto in questo caso, e dare, mettere un vincolo di questo tipo che le fasi parallele all'asse stradale, per me è un vincolo che non ha assolutamente senso. Ecco perché ho voluto eliminare. Grazie. Allora, l'emendamento protocollo 21473. Anche di cercare. Sono di colore. Dai, per piacere. Questa è l'emendamento 9. Tavola B1, norme tecniche di attuazione. Titolo secondo, zona omogenea. Articolo 18, ambiti di completamento residenziale e riqualificazione urbana, zona B. In riferimento alla sottozona B1A1, nel terzo comma, dopo le parole l'edificazione di eliminare un ulteriore piano, e in riferimento sempre alla zona B1A1, nel terzo comma, dopo le parole l'edificazione di inserire ulteriori piani. Prego. Continuo a dire, mi ha dato parere contrario, continuo a dire, mantenendo sempre gli arretramenti. Se non è possibile fare un ulteriore piano continuando sugli arretramenti, gradirei sapere quale norma mi impedisce, non solo perché l'idea progettuale è quella vostra e comunque è legata all'esistente, non è un parere tecnico, è un parere personale. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime il parere contrario. La motivazione. L'edificazione in arretramento per la realizzazione di un piano attico può essere consentita soltanto nell'ultimo piano, compatibilmente con il mantenimento delle tipologie edilizie caratterizzanti dei tessuti urbani delle zone B1A. Ha scritto ad altri piani. Descritto ad altri piani, mantenimento delle tipologie edilizie caratterizzanti. Quindi... Emendamento numero protocollo 21474. Emendamento numero 8, tavola B1, norme tecniche di attuazione, titolo secondo, zone omogenee, ambiti di completamento residenziale e la qualificazione urbana, zone B. In riferimento alla sottozona B1A, modificare il primo comma che attualmente riporta la densità fondiaria non può superare la di 4 metri cubi per metro quadro per l'edilizia di libero mercato, in aggiunta al quale è consentito realizzare un metro cubo per metro quadro per l'edilizia convenzionata, sino ad un valore massimo di 5 metri cubi per metro quadro. Nel caso di intervento per pieghe, l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 5 metri cubi per metro quadro. Nel seguente, la densità fondiaria è di 5 metri cubi per metro quadro per l'edilizia di libero mercato. Nel caso di intervento per pieghe, l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 6 metri cubi per metro quadro. Volevo, adesso che mi sono... Ah, vabbè, scusate, in riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Sì, volevo aggiungere che questi emendamenti eventualmente di modifica delle, degli indici delle zone B1 e B2, delle zone B1A B2, ovviamente io li ritirerò qualora dovesse passare, verrà approvato quanto contenuto all'interno dell'emendamento numero 1 che ho presentato io. Volevo solo far notare questo perché in un certo senso questi non vanno d'accordo con quello che è la richiesta dell'emendamento numero 1 mio. Quindi qualora dovesse il consiglio approvare l'emendamento numero 1, qualora, è chiaro che questi non hanno motivo di essere. Bene.
21481. Non prevista nell'attuale normativa urbanistica. Emendamento 21483. Non prevista nell'attuale normativa urbanistica. Prego, 21483. Emendamento 1. Tavola B1. Norme tecniche di attuazione. Titolo 1. Criteri di disposizione generali. Articolo 2. Validità ed efficacia del PUC. Eliminare nel primo comma è il piano particolareggiato delle zone B1 e B2 approvato con deliberazione commissariale numero 32 del 15/05/2002. E pertanto sarà l'articolo 2. Il PUC sostituisce interamente il DRG approvato con decreto assessoriale numero 1427U del 5/11/84. Le prescrizioni del PUC hanno validità giuridica a tempo indeterminato sull'intero territorio comunale. Possono essere soggette a modifiche e revisioni nel rispetto dei procedimenti previsti dalla legge. Titolo 1, criteri di disposizioni generali, articolo 4, contenuti del PUC adeguato al piano paesaggistico regionale. Inserire dopo le parole il PUC recepisce il piano particolareggiato delle zone B1 e B2 approvato con deliberazione commissariale numero 32 del 5 e 15 del 05 del 2002. Prego. Abbiamo lo stesso problema che abbiamo avuto con l'emendamento proposto dal PC, cioè perché il parere sarebbe contrario, dato che il piano particolareggiato esistente per le zone B1 e B2, basato su indici di edificabilità sensibilmente più elevati di quelli che il PUC propone per le zone B1, conformemente a quanto indicato dalle linee guida approvate dal Consiglio Comunale nel 2006, non è più adeguato a descrivere normale l'edificazione in zona B. Contiene infatti norme e prescrizioni in contrasto con le nuove prescrizioni del PUC. Allora, questo significa che le nuove, che tutto quanto previsto dalle zone B1 va automaticamente, siccome non è scritto in maniera esplicita, non abbiamo compreso tutto come abbiamo già detto anche quindi va riformulato il parere sulla base di se questo è l'intendimento, perché qui non è scritto. È come quello dello spazio. Va bene, quindi questo andrà rivisto. Parere come questo momento è sospeso, se mi pare di capire. Vabbè. Allora, emendamento protocollo numero 21577. È un argomento comunale, tavola 642. Titolo 6, carte di riferimento della disciplina urbanistica, progetti di vita nuclei rurali, Maristella. Sottozona B1 T2A comprende le aree di completamento del nucleo rurale. Modificare l'indice fondiario da 0,15 a 0,50, quindi modificare il volume da 12.270 a 40.900. Sottozona F3B, insediamenti ricettivi, strutture alberghiere. Modificare l'indice fondiario da metri cubi 0,60 per metro quadro e metri cubi 1 per metro quadro. Modificare il volume da 26.136 a 43.560. Modificare i posti letto massimo da 300 a 450. Prego. Numero 21577. Thank you.
riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Il limite di 0,75 metri cubi per metro quadro per l'indice di fabbricabilità fondiario nelle zone F è indicato dal decreto Floris, all'articolo 4. Per quanto avviene, e quindi sarebbe in contrasto quando l'indice fondiario deve aumentare da 0,6 a 1. Per quanto tiene la modifica dell'indice fondiario nella zona B1 T2A, si fa rilevare che portando la volumetria del disagio ad oltre il triplo rispetto alla previsione del PIC e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri sui quali questo si basa. L'accoglibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità di sedia attiva. Quindi complessivamente sarebbe contrario, ma è contrario sull'aspetto e favoreva la condizione su tutto il resto. Ed è un po' complicato mettere insieme. Emendamento 21578. 72. Tavola 643. Titolo 6. Carte di riferimento della decisione quadriera. Sottozona B1 e B. Comprende le aree di completamento del nucleo rurale. Modificare l'indice fondiario da 0,75 a 1,5. Modificare il volume da 1.182 a 2.364. Sottozona C3.4. Compatto di nuovo intervento. Modificare l'indice da metri cubi per metro quadro 0,35 in 0,70, modificare il volume da 23.346 47 a 693, adeguare gli standard di piano seguendo la variazione dell'indice fondiario della volumetria. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. La modifica dell'indice fondiario delle sottozone B1, T2D e C3-4, portando la volumetria realizzata al doppio rispetto alla previsione del PUC e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri sui quali questo si basa. L'accoglibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità in sedia attiva. Emendamento 21579. 73. Santa Maria Paz, sempre progetti guida nucleo rurale. Sottozona B1, B2C, comprende le aree di completamento del nucleo rurale. Modificare l'indice fondiario da 0,85 a 1,5. Vorrei far notare che qui c'è un errore, perché in realtà il calcolo è fatto con 0,95, quindi c'è nelle tavole. Il calcolo è 0,95, invece è riportato questo 0,85. Io ho riportato 0,85, ma in realtà facendo il calcolo l'indice è 0,95 qua. Quindi con 0,95 cioè io ho riportato 0,85, ma in realtà il volume è calcolato su 0,95. Sarebbe meno di 19,773. Eh? Conto giusto è meno di 19,000. No, il calcolo tra fatto su 0,95 per l'indice. 0,95 da 19.773. Comunque in metri cubi 1,5. Modificare il volume da metri cubi 19.773 in 32.844. Sottozona C3.5, 167, passione con il programma 167. Modificare il indice mondiale da metri cubi 0,35 a 1 metro cubo per metro quadro. Modificare il volume da 26.130 in 30.641. Per fare già la differenza perché è compatto veramente un pochino. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. La modifica dell'indice fondiario delle sottozone B1 T2C e C3C5/167. Portando la volumetria realizzabile al doppio ed oltre rispetto alla previsione del PUC e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri su quali questo si basa. L'acquisibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità di sedia attiva. Emendamento 21580. Sì, riguarda Loretta.
Sotto zona B1, B2 e C comprende le aree di completamento del nucleo rurale, modificare l'indice fondiario da 1 a 1,5, modificare il volume da 5.686 a 8.500. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. La modifica dell'indice fondiario della sottozona, scusate, di 1, T2 e C, portando la volumetria tributaria ad un valore superiore rispetto alla previsione del CUT, e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri su cui questo si basa. La quantità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità di sintesi. Emendamento numero 21581. Per me è 78. Tavola 6.3.2. Titolo 6, carte di inserimento della disciplina urbanistica, progetti guida, guida ambito urbano, Q2.1. Eliminare completamente le comunità residenziali previste nel progetto guida. Utilizzare la perequazione a distanza in cui i diritti edificatori possono essere utilizzati anche in ambiti diversi da quelli in cui vengono generati. Rielaborare la cartografia per distribuire in termini corretti gli standard di zona. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. La proposta non indica quali debbano essere le destinazioni d'uso ammesse nel comparto, né quali siano le modalità della perequazione a distanza che si vuole introdurre. È scontato che sia quelle che sono attualmente portate nel dialogico. Cioè, io elimino le volumetrie, è scontato che devono rimanere quelle che sono previste nell'attuale dialogico. Si vuole introdurre anche lei. So che non è tenuta la ragione. La perequazione è distante, ma è una scelta sempre più fatta. Abbiamo detto che è una proposta non lo indica. Allora, per quanto riguarda, se io tolgo le volumetrie, mantengo quello che è attualmente previsto nel DRG. Per zona verde, mantengo zona verde. È stato fatto per me in quei tanti ambiti comunali. Il discorso della perequazione a distanza, quello è il problema. Va bene. Emendamento 21582. Emendamento 76. Tavola 6.3.3. Titolo 6, carte di riferimento della disciplina urbanistica, progettività, ambito urbano. San Giovanni B22. Eliminare completamente le volumetrie residenziali previste nel comparto di riqualificazione urbana B2S, San Giovanni 2. Accorpare i comparti di riqualificazione urbana B2S, San Giovanni 1 e 2, rielaborare la cartografia per distribuire gli standard di zona, rielaborare i parametri urbanistici ed evitare che S4, partiti pubblici, vengano individuati nei piani terrati. Modificare l'indice territoriale da 1,5 a 0,60 metri cubi per metro quadro. In riferimento all'emendamento di incanto sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizioni. Motivazione. Occorre restituire progetti guida, garantendo una corretta individuazione della viabilità di piano e riverificando gli standard nel complesso. Emendamento 21586. Prego. 80. Tavola 6.3.9. Carte di riferimento, titolo 6, carte di riferimento della disciplina urbanistica progettività ambito urbano, margine 4, B2.8. Comparto di riqualificazione urbana B2, margine 4. Modificare l'indice territoriale da 0,60 a 1,5. Modificare il volume edificabile da 23.959 in 59.949. Adeguare gli standard di piano a seguito della variazione dell'indice territoriale della volumetria, compresa la cartografia. Che numero è? Prego.
Il riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. La modifica, scusate, la motivazione. La modifica dell'indice fondiario delle sottozone B2, portando alla volumetria realizzabile ad oltre il doppio rispetto alla previsione di Kuhlke, e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri sui quali questo si basa. La fruibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità insediativa e deve essere ristudiato il progetto comunità stesso. Allora, 21.587, l'ultimo emendamento, prego. Tavola 6.3.10. Titolo 6, carta di riferimento della disciplina urbanistica, progettività, ambito urbano. Taurea B29, comparto di riqualificazione urbana, zona B2, e per attrezzature sportive e tempo libero, zona B2C. Taurea. Modificare l'indice territoriale da 0,60 a 0,80 metri cubi per metro quadro. Modificare il volume edificabile da 65.677 in 87.570. Adeguare gli standard di piano a seguito della variazione dell'indice territoriale e della volumetria compresa la cartografica. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e base della normativa vigente, il dirigente esprime il parere favorevole a condizione, con la seguente motivazione. La modifica dell'indice fondiario della sottozona di 2,9, portando la volumetria realizzabile ad un valore superiore rispetto alla dimensione di Kuhlke e quindi incidendo sul dimensionamento del piano, comporta la necessità di modificare alcuni parametri su quali questo si basa. L'accoglibilità della proposta deve essere valutata nell'insieme della nuova complessiva capacità insediativa, in ogni caso occorre studiare il progetto comunitario. Bene, quindi questo era l'ultimo emendamento della serata. No, visto che il consigliere Tanchi se lo vedere i suoi emendamenti, ma è andato via, per cui a questo punto prego, chi ha chiesto la parola e dica consigliere, no, solo dei lavori, chiederei al presidente prima della chiusura dei lavori di dare come seguito alle parole pochi minuti fa, un'oretta fa, in risposta al quesito che ho posto sui pareri da che ho posto al segretario Lugo. Grazie. Prego, brevemente. Qual era la domanda? Questo è il problema. Se posso con tanto presidente spiegare qual è il quesito. Perché ho notato che la posizione mia ha trovato accoglimento da tutti i consigli di opposizione, ma anche i consigli di maggioranza. Abbiamo visto come gli emendamenti hanno un parere da parte dei tecnici. Parere favorevole che non ha naturalmente la motivazione per il favorevole, mentre il parere favorevole a condizione di parere favorevole ci danno delle spiegazioni riguardo ai tecnici. Ed è proprio su questo che è il mio quesito, segretario. Ovvero, quali devono essere le caratteristiche del parere tecnico, dei pareri tecnici? Perché molte volte i quesiti e i pareri non hanno un riferimento normativo, ma hanno un riferimento a un'idea progettuale. Io sono convinto che i pareri tecnici devono essere tecnici, quindi deve essere un parere di conformità a delle norme esistenti, alla normativa. Mi sono accorto, ed è una visione oggettiva questa, non è un parere soggettivo, perché carta a carta, che molti pareri, invece, non sono pareri di conformità alla normativa, ma a una visione di piano. Guarda, se i pareri siano conformi o meno lo vedrà il Consiglio più avanti. Io le ricordo soltanto che la legge prevede che i dirigenti rilasciano pareri di regolarità tecnica. Questo è quello che dice la norma. Chiaramente non è un parere che si dà annusando l'aria, si dà un parere di regolarità tecnica in base a norme, in base ai principi giuridici, in base a quello che è la struttura del piano, e quindi evidentemente il dirigente, ritengo, ha rilasciato i pareri in base a questi principi. Questo è quello che prevede la norma. Poi le
valutazioni che lei fa sui pareri rilasciati, io non posso entrare in questa, in questo tipo di discussione, come lei può ben immaginare. Non le sicuramente su questo. Allora, abbiamo finito, ho avuto la risposta che voleva, mi dispiace che forse l'Italia sia andato prima. Assolutamente ancora chiusa.